il caporale, lo sfruttamento, il sottosalario, le minacce, le botte in qualche caso, si dimettono perché non ci sono più le condizioni per lavorare, perdono anche il diritto alla disoccupazione perché purtroppo l'INPS al momento, ovviamente stiamo presentando ricorso, disconosce anche il diritto alla disoccupazione. Quindi immaginate qual è la situazione di questi ragazzi. Una storia di caporalato, di quotidiano sfruttamento, che in questo caso riguarda un'azienda di trasformazione della carne della provincia di Pescara, sotto indagine della magistratura e con precedenti dello stesso tipo, e quattro ragazzi pakistani immigrati con regolare permesso di soggiorno. I lavoratori, stanchi dei soprusi, si sono rivolti alla CGIL per denunciare la loro storia che purtroppo, dice il sindacato, non è un fatto isolato ma parte di un fenomeno crescente. I ragazzi, per motivi di sicurezza e per paura di ritorsione, non possono parlare né essere ripresi. A raccontare la loro storia però è Luca Undifero della Fly CGL di Pescara. Sono dei ragazzi che lavorano, che hanno lavorato nell'industria alimentare, che sono stati reclutati da un caporale che ha trattenuto loro il primo stipendio nel momento in cui hanno cominciato a lavorare, che ovviamente hanno subito durante il lavoro, che è durato circa un anno, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, il ricatto continuo e costante sul posto di lavoro, dove sono stati assunti con contratti di 24 ore, di 20 ore settimanali, dove sono stati pagati mediamente 450, 500, 600 euro quando va bene, dove sostanzialmente sono stati costretti a lavorare quasi ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 8 la sera. Un mezzo per cercare di contrastare il fenomeno del caporalato c'è ed è una proposta di legge che giace da anni nel fondo di un cassetto della Commissione regionale competente e che la CGIL chiede di riportare all'ordine del giorno. In questa legge ci sono delle regole importanti per il settore, quindi per la categoria. Tra questi è prevista una regola che è quella degli indici di congruità, con i quali si può verificare quanto prodotto viene fuori, quanto fatturato e quanti sono i lavoratori naturalmente impiegati nella produzione delle attività agricole. E il nostro intento è proprio di aprire una grande campagna che rimetta al centro i diritti delle persone che lavorano in questi settori, perché quando parliamo di lavoro nero parliamo di sfruttamento, parliamo di subappalti, parliamo anche di lavoro minorile.